Non così in fretta, Phoenix Wright. Ehi, ripartono le danze. Oh, adoro le carote. Oh, mi piacciono le mazze da golf. Fa male, mio pancino. Arrangiati, in galera te lo faranno passare con un bel massaggino così. Dai, non piangere, su via, dai, ti piacerà. All'inizio fa male, ma dopo un po' ci si abita. Ah, mi fa male il culo. Sono seduto qua da 3 ore e mezza. Dovrei andare a fare una passeggiata. Ma voglio vedere come finisce, cazzo! Allora, settembre 9, 9.52 di mattina. Ok, quindi... sono sicuro che mi dovrò difendere da solo. Ho rifiutato l'avvocato perché ho l'intenzione di difendermi da solo. La cosa più pazza che può succedere. Ma questo gioco sono sicuro che me la proporrà. Infatti, son contento che succeda. Beh, e siamo qui, immagino. Sì. In un modo o nell'altro questo caso verrà deciso oggi. Ah! The Phoenix, guarda! Non ho più la voce. Oh, il grande Edgeworth che vuole parlarmi. Il procuratore Edgeworth. Ho ricevuto una chiamata dal capo procura ieri. Mi è stato detto che qualsiasi cosa dirà Serena White oggi sarà l'assoluta verità. Non importa quanto tu provi ad attaccare la sua testimonianza. Se io alzo un'obiezione, avrò la buona fede che il giudice mi ascolterà. Cosa? White ha perfino i giudici nella loro tasca? Te l'aveva detto nella puntata precedente, tipo, no? Avevano detto 4 volte che c'era tutto in mano. Quindi mi stai dicendo che verrò trovato colpevole, fine della storia? Farò di tutto per avere il mio verdetto, signora Wright. Di tutto! Perché? Perché? Come puoi tormentare un uomo innocente come questo? Innocente. Innocente. Come possiamo... come puoi saperlo? Cristo santo. I colpevoli mentono sempre per evitare di essere scoperti. Ma sei deficiente? Ma io pensavo, è arrivato a diventare procuratore all'età di 20 anni, ma avevo rincoglionito, ragazzi. Era un figlio di papà, è l'unica spiegazione. La testimonianza della tizia rosa era proprio, non stava in piedi. E lei diceva di aver visto una donna ucciderlo. Abbiamo scoperto che non è stata una donna, ora sono stato io ad ucciderlo. Cioè, fatti 2 domande, io veramente ti farei per la difesa, farei di tutto per screditare il testimone. Cristo santo. Non c'è modo di definire chi sia colpevole e chi sia innocente. C'è, cazzo, un caso morto sto tizio. Prenderei a schiaffi. Mamma mia, ti alzo i capelli. Come una Tesla. Tutto quello che posso sperare è che io prenda ogni difensore dichiarato colpevole. Così avrò reso onore alla mia politica. Edgeworth, sei cambiato. Eh? Phoenix, lo conosci? Non aspettarti alcun trattamento speciale, Phoenix Wright. Quindi si conoscono, non lo sapevo, minimamente. Non mi aspettavo si conoscessero. Cioè, lui aveva detto al detective che lo conosceva, Phoenix, che conosceva Edgeworth, ma non so come facciano a conoscersi. Conosceva il primo imputato, conosce anche lui, e che cazzo altro conosci? E poi com'è che si conoscono? Hanno fatto la stessa scuola insieme, probabilmente. Cosa logica. Beh, la corte sta per iniziare. Come? Ma aspetta! La tua difesa, il tuo difensore non c'è ancora. Il tuo avvocato difensore. Io difenderò me stesso. Cosa? Ok, facciamolo. Sapevo che sarebbe andato a finire così. Quando mi avevano detto che mi avevano dato un avvocato di seconda lega, lì a caso... Perché c'ho la tizia accanto a me? La corte è ora in sessione, signor Phoenix Wright. La procura è pronta, vostro onore. E anche la difesa è pronta, vostro onore. Signore Wright, è sicuro che lei sia pronto per questo? Sì, vostro onore. Difenderò me stesso. Ho capito. Molto bene. Signore Edgeworth, il suo dichiarazione di apertura, per favore. Come i dettagli dell'evento sono piuttosto chiari alla corte, oggi sentiremo la testimonianza di un testimone per il crimine della persona difesa. Che cazzo si dice defendant? Come cazzo uomo prende il traduttore e ti dico come cazzo si dice defendant, perché veramente... non so come tradurlo defendant. Defendant. Imputato?
Ah, semplicemente posso dire imputato. Ma non sapevo di poter dire imputato. Non mi viene automatico imputato. Mi viene più automatico accusato, Cristo santo. L'accusato. Diremo imputato. Ci sta, imputato mi piace. La procura può chiamare il suo testimone. Ragazzi, io tutto l'inglese che ho, con cui ho avuto a che fare è stato quello da film e quello da business. Non che di avvocatura non so un cazzo in inglese, ok? Quindi, per me, the defendant non mi veniva, ok? È andata troppo bene. Perché il giudice non ha chiesto a Edgeworth perché il suo testimone non ha testimoniato prima? Perché? Sembra che lui sappia già perché. Se qualcuno alzerà un'obiezione riguardo a questo, credo che sarò io. Signor Edgeworth, deve una spiegazione alla corte. Perché questo testimone non ha testimoniato contro Maya Fey? No! No! Se ne dispiace, signorino White è un uomo molto occupato e inoltre a quest'ora credo che l'opinione della signorina May fosse tutto ciò che e tempo pensavamo che l'opinione della signorina May fosse tutto ciò di cui avevamo bisogno. Inoltre le mie più sincere scuse alla corte. Veramente si può salvare con questa minchiata? Io sono più sorpreso di lui. Eccellente, signorino Edgeworth. Apprezzo il suo atteggiamento. Mi piacciono le pannocchie. Adoro le carote. Grande. Deve mostrarsi e deve farsi. Lui prende lo spettacolo e io non vado da nessuna parte. Vorrei chiamare il signorino Red White qui a testimoniare. Va bene, signorino Red White, venga qui. Che pezzo di merda, non vedo l'ora di farlo finire in galera. Per favore, mi dica il suo nome completo. Vorresti sapere il titolo di questa persona, eh? Oh! Il suo nome? Ah sì, è quello che ho detto. Oh caro, le mie locuzioni la confondono. Nome! Questi due sono una bella combinazione insieme. Il mio nome è Red White, ma i miei amici mi chiamano Blanconino. Sono il CEO, forse un termine più comune, il presidente della Blue Corp. Conosceva la vittima, la signorina Mia Fey? Questo sarebbe negatorio. No, non la conoscevo. Lei era al Gatewater Hotel la notte dell'omicidio? Corretto! Lei ha testimoniato, a parte che il cameriere ha detto che non c'era, però vabbè. E lei ha assistito all'omicidio da lì? Perché dire ciò che sa già? Molto bene, signora Wright. Puoi iniziare con la sua testimonianza. Se non riesco a distruggere la testimonianza di questo tizio, è finita per me. Perché sento che sia sempre la fine del mondo per me. Come se fossi l'ultimo sopravvissuto. Brillo tutto. Spero che lei abbia fatto pace col signore, signorino avvocato. Lasciaglielo, Phoenix. No, lascia che si goda, diciamo, come dire, l'emozione, Phoenix. Cioè, poi lo inculiamo, insomma. Vediamo. Erano le 9, credo. Ed ero piuttosto perusifying. Non so che cazzo voglia dire. Mo vediamo se esiste veramente come parola. Vaffanculo. Mo veramente, non mi farai dubitare del mio inglese. Traduttore. Perusifying. Esiste davvero? Vuol dire approfondimento. Stavo silenzio approfondendo. Mica, sto imparando l'inglese con sto gioco, raga. È ciò che voi definireste leggere qualche foglio alla finestra. Poi ho sentito Bedlam. Bedlam penso sia il cameriere. Arrivare da fuori. Sorpreso. Ho guardato. No, un rumore arrivare da fuori. Bedlam è un rumore, vero? Caputtana, oh.
Adesso mi confondo, io lo so inglese. Bolgia, un pandemonio, una confusione, bedlam. Porco schifo. E poi so parla come Shakespeare. Sorpreso, ho guardato l'edificio oltre la strada. Ed è lì che l'ho visto. Un tizio con i capelli a porcospino che attaccava una donna con i capelli lunghi. E lì capisco anche. Avrà anche tutto il potere del mondo. Ma punto 1, mancano le impronte sull'arma del delitto. Punto 2, manca il movente. Punto 3, la tua dichiarazione non regge perché ci sono molti fatti. Però diciamo che lui ha tutto per le mani e può ballare come vuole. Va bene, va bene. Sto inseguendo, sto picchiando un cavallo morto, ragazzi. Perché comunque la logica non ha senso, perché lui sta ricattando tutti. Dobbiamo partire con questo presupposto. È inutile dire che l'uomo non era nessun altro che te, signor avvocato. Ho chiamato la signora Runaway una volta e lei anche era piuttosto spaventata e stupita, ovviamente. La vittima, lei, è scappata, ma tu l'hai inseguita. Finalmente, non mentire, hai guardato sotto la gonna, t'ho visto. Era un terribile impatto. No, impaction. Poi c'è stato un terribile impatto ed era tutto finito. Ok. Se queste cose sono avvenute a lei a testimoniare, beh, credo che il difensore sia colpevole. Molto bene, il difensore è, voglio dire, il signorino... È l'accusato, voglio dire, il signorino Wright. Il suo... mi stavi per giudicare colpevole. E poi, improvvisamente, ha deciso di farmi fare il controinterrogatorio. Molto bene. Vediamo. Sì, alle 9. Ho un cooldown per questa voce, ragazzi. Lo stavo leggendo. No, aspetta. Che prove ho? Prima di tutto. Questo che cos'è? Animetria. Testimonianza. La vittima ha schivato un attacco. Ah no, aspetta. Ha schivato un attacco e poi è scappata a destra. Ma è stata presa e colpita. Forse questo mi può salvare. Ho guardato, c'era un tizio che l'attaccava, una donna, non c'era bisogno, che eri tu. Ho chiamato il survey, la vittima, lei è scappata via, ma tu l'hai inseguita. No, fermo, credo di dover presentare il fatto che lei ha schivato a sinistra. Puoi essere un pochino più specifico riguardo questo? Credo che valga la pena spiegare esattamente cosa è successo. Ma certo, comprendo, capisco. La vittima è stata attaccata da te. Ed è scappata! Ed è scappato a sinistra! L'hai inseguita e l'hai colpita! Sei sicuro? Sei sicuro? In tutta la mia magnificenza! Forse potrebbe cambiare la sua testimonianza per riflettere questo nuovo dettaglio. È fin troppo facile, ragazzi. Fin troppo facile. Forse io sono troppo bravo come avvocato. È quello sicuramente, sono troppo bravo come avvocato. Dimmi questo, brillantino. Signorina White, lei ha detto... Lei si è appena scavato la sua stessa tomba. Cosa dici? Lei ha detto che la vittima è scappata a sinistra. Ma questo direttamente contraddice la testi... Ce l'ho! Ce l'ho! È scappato alla sua sinistra, ma è andato alla destra di Mike che guardava dall'hotel. Hai capito? È una questione di prospettiva. Per lui è andato a sinistra, ma per me è andato a destra. Ecco perché lui pensa sia andato a sinistra. Lei dice chiaramente che la vittima è scappata a destra. È semplice. Devo averlo sentito male. Deve averlo sentita male. Non credo proprio. Non credo proprio. Ora guardi la planimetria dei piani, signorino Brillantino. Come può vedere, il killer era qui. Era qui, esattamente qui, signor Brillantino. E la vittima era esattamente qui, come può vedere.
Se la vittima fosse corsa a sinistra, come dice lei, lei sarebbe corsa esattamente lontana dalla porta. Lei sarebbe corsa in un vicolo cieco. Non crede che sia piuttosto strano? Ah, molto strano. L'ho vista correre a sinistra. Sì, l'ho vista. Phoenix, guarda la sua faccia. Non credo che stia mentendo. Non sta mentendo, fidatevi. Lui è l'assassino, l'ha visto. È proprio un coglione. Cioè, un coglione. Vero. Forse ha visto veramente vedere. Forse ha veramente visto la persona. Dai, girala, girala come un kebab. Come un cazzo di girarrosto kebab. Come un pollo. Lo devi girare. Un pollo a cottura lenta sul girarrosto. Aspetta, Mr. Wright. Fammelo dire, fammelo dire. Lui l'ha visto andare a sinistra perché lui era davanti a lei. Signora May dice right alla destra e lei, signora White, dice a sinistra. Potrebbe spiegarvi questa contraddizione alla... No, 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 no. Hanno tutti e due ragione. Figlio di troia. Tutti e due hanno ragione, per una volta. Ah, ne dubito fortemente. Ma come fai a essere procuratore tu? Voglio dire, sei un idiota, sei... Forse questo... Ma questo non pulisce la contraddizione. C'è un unico scenario che spiegherebbe questa contraddizione. Questa, diciamo, conflitto di testimonianze. Come? Ovviamente il testimone non vedeva la scena del crimine dall'hotel. Signor Wright, che cosa intende? Sì, che cosa intendi? Mi sembra di essere in un asilo. Se lui non era nell'hotel, dove potrebbe essere stato? Nell'ufficio legale Fay & Co, ovviamente. Più specificatamente, stava esattamente lì. Il tempo dello spettacolo è dove il signore... Vabbè, non importa. Indica, era qui. Certo. È il killer. Qui è qui che era. Guarda, quando la vittima ha corso per la porta, se la vittima stava guardando da questo punto di vista, l'avrebbe vista a sinistra. No, per favore, non c'è tempo per scherzi di pessimo gusto. Questo è dove il killer stava. Guarda, prendi due cavi che rappresentano i tuoi neuroni, collegali, vedi. Bzzz. Ordine, voglio ordine. Qualcuno, chiunque disturbi l'ordine di questa corte, verrà trattenuto. Signor Wright, che cosa sta suggerendo? Raspacaglion. Raspacaglion. Non c'è. Non esiste come parola. Ah no, rapace. Rapscallion? Sì, rapace. Che cazzo vuol dire rapace? Ma non puoi dire rapace come affermazione. Porco schifo puoi dire. Mannaggia tua sorella puoi dire come affermazione. Rapace non è. Vediamo. Rapscallion. Rapsacallion. Sono analfabeta, ragazzi. È una canzone... Una persona, un bambino, un uomo che è disonesto. Ah! Mi ha dato del bugiardo, rapace! Bugiardo! Obiezione! Obiezione! Queste accuse della difesa sono una distorsione della realtà, vostro onore. Esatto, sembrano essere un po' troppo lungimiranti. Lei ci dà così tanto divertimento, signor avvocato. Cosa ora? Lui sta ridendo? L'ilarità del momento mi ha fatto ricordare una cosa. Sembra che io sia stato in chiaro su questo. Mi chiedo scusa. Vostro onore, potrebbe essermi concesso di testimoniare un'ultima volta? Un'altra volta? Ho dubito che sarà l'ultima, un'altra volta. Molto bene, sentiamo la sua testimonianza rivista. Buona fortuna, non puoi sistemare una testimonianza distrutta, amico. Coi soldi si può far tutto, amico mio. Andrei corso a sinistra, vediamo.
la testimonianza di May era corretta, come era la mia. Quando è salito la ragazza, lei prima corsa a sinistra e poi l'hai colpita. Quindi l'ho colpita due volte adesso. Non c'è neanche bisogno di ascoltare il resto, guarda. Poi la vittima ha preso le sue forze ed è corsa a destra. Bene, tu l'hai inseguita e le hai dato il colpo finale. Ho visto dove hai guardato? Tieni le mani in alto. Ehi, ti sto guardando. Guarda che sono un avvocato, ti faccio rinchiudere. Non mostrarmelo. Vada. Questo è quello che la signorina Miss May ha visto. Vede, l'hai colpita due volte. Non ti ricordi, signor avvocato? No, non mi ricordo affatto. Non mi ricordo affatto, ma tu dovresti ricordarlo meglio di me, non credi? In quanto sei stato tu. Non dovevo spiegarlo, vero? Si capiva. Ormai è 4 ore che va avanti questo caso. Ho perso perfino la mia ragione. Sono 4 ore che sono qui. Però mi sto divertendo, È solo che voglio finirlo. Non riesco ad andarmene via senza chiudere il caso. Ci può contare, vostro onore. Ce la farò a finirlo. Allora, lei è corsa a sinistra. No, la mia idea è che... Da-da-da-da-da-da. And then you hit her... Ok, questo non mi convince. Che cosa intendi... Che cosa intendi dire con prossimo? La prossima cosa viene di prima? Lo so, idiota. Allora che sai, bisogno di sapere, signor avvocato. Come ho detto, lei ha provato disperatamente a scattare a destra. L'ha inseguita e le ha dato il colpo finale, ma onestamente non so dove... Non so dove presentare l'autopsia. Non so dove presentare l'autopsia, quello è il problema. Non so che cosa... come usare quel foglio di carta, anche. Smettila di dire che sia stato io. Ma sei stato tu? Sapevo che l'avrebbe detto. Cristo santo, l'avevo predetto e l'ho detto prima ancora che lo dicesse, cazzo. Signorino Wright, se lei dice di non essere stato lui, ci mostri la prova. Di non essere stato lei, ci mostri la prova. Non posso fare niente. Niente. Posso continuare? Questo è quello che ha visto il signorino Ray. Vede, l'ha colpita due volte. Quindi lei stava guardando tutte e due le volte? Credo di sì. E per favore mi scusi per non aver testimoniato prima. Cosa pensi, Phoenix? Penso che ce l'abbiamo quasi. No. No, penso che ce l'abbiamo dove lo vogliamo noi. È scivolato. Fallo ridere per ora. Presto li toglieremo col sorriso dalla faccia. No. Ok. Ok, credo di presentare la... il referto dell'autopsia qua. Ok, si è fermata la musica. Signorino White, la vittima è morta per un singolo... La vittima è morta per un solo colpo fatale che l'ha uccisa quasi istantaneamente. Considerando il danno, lei non aveva neanche le forze per scrivere. Figuriamoci per correre. Che cos'ha qui? Che cos'ha qui per contestare questo? Cazzo, non riesco più a tradurre, porco schifo. Ora è la mia possibilità di... No, è la mia possibilità per colpirlo dove conto, dove gli farò male. Signorina White, non è stato lei che ha detto alla corte di essere stato assolutamente perfetto? Assoluta, positivamente perfetta. Mi tratterrò dall'utilizzare quella frase da ora in poi. Usala in galera, come ti ho detto, così. Così, assolutamente perfetto, la tua dentatura bianca, vedrai. Conoscerà un bel Jerome che si prenderà cura di te. Troietta da carcere, inizia a preparare. Vostro onore, se posso chiedere la testimonianza. Al testimone per una nuova testimonianza. Obiezione. Il testimone è ovviamente confuso, vostro onore. Vorrei chiedere una pausa di 10 minuti. Oh, sì, ovvio. Obiezione.
Il testimone è confuso perché sta mentendo. No, non ha bisogno di questi 10 metri. Enfaticamente. Con enfasi. Con enfasi richiedo che non ci sia una pausa. Vostro onore. Se vogliamo, lo vogliono inculare tutti. Godo. In ginocchio, bastardo maledetto. Molto bene. Il testimone può continuare a rivedere la sua testimonianza. Ah, la folla è dalla mia parte. Non uscirai fuori di qui. Si è scavato la tomba da solo venendo qua, perché lui sta ricattando tutta la gente. L'interesse di tutta questa gente è di farlo finire dentro. E anche il giudice lo dovrebbe capire, che se lui finisce dentro, il ricatto è finito. Ma poi su cosa lo sta ricattando? Sui tempi di quando aveva la pettinatura, la chioma di da leone? Su cosa lo sta ricattando il nostro giudice? Signorino White. Ok, vai. I due racconti, va bene. Ho guardato all'altra finestra quando ho sentito quella cosa cadere. Poi, prossimo momento, ho visto la signorina mia correre a sinistra. L'assassino, tu l'hai attaccata ma l'hai schivato. E poi lei si è girata ed è corsa verso la porta. Poi l'hai fatto in un singolo colpo, twap. Cosa? Tu ancora ci... Twap davvero. Te lo do io, twap, guarda. Così il sopracciglio sinistro si muove sopra l'altro. Un doppio sopracciglio, maledetto. Molto bene, quindi sarei la tua controinterrogazione. Signor vostro onore, il mio stomaco vede, mi fa male. Il mio pancino. Arrangiati, in galera te lo faranno passare con un bel massaggino così profondo. Ti toccheranno il sottocollo, ti toccheranno. Questa è quasi finita, potrei andare in una bella infermieria 4x... No, ma neanche 4x4, 2x2. Ok, vediamo i due racconti. Qui non so dove interrogarlo. Ho guardato dall'altra finestra quando ho sentito la cosa cadere. Quale cosa cadere? Questo mi ha sospettito. Hai sentito quella cosa cadere? Di che cosa stai parlando esattamente? Cosa? La... Cioè, vedete? Il raggio visivo era qua. Come cazzo ha fatto a vederlo cadere? Bene, bene, è quello che è caduto per scena. Non mi devi dare consigli che poi sembra che io usi il tuo aiuto. L'avevo capito prima. Signorina White. Cosa? Lei sta dicendo che ha visto il... il cazzo di abajur cadere. Ah, sì? Questo... Allora cambi la sua testimonianza in modo che rifletta questo dettaglio. Ah, mi dispiace, errore mio. Il testimone deve rivedere la sua testimonianza. Ok, certo. Ragazzo mio, come cazzo si apre sto menu di merda? Dagli quella planimetria, va. Mostra. Obiezione, figlio di Troia. È ora di mettere la vasella e iniziare a sparmarla sul tuo deretano. Sul bello sfintere. È meglio iniziare a renderlo scivoloso e lucido. Era impossibile per te vedere questo cacchio di... questa cazzo di abajur. Cosa? Guarda questo. Queste sono le planimetrie del piano della scena del crimine, vero? Esattamente, pelatone mio. Corretto, vostro onore. Ora guardi. Se lei fosse lì a guardare dalla finestra, dentro l'ufficio, quest'area sarebbe impossibile da vedere. Questa sarebbe l'area che lei potrebbe vedere. Bene. Ora noti che la bajur non è visibile, nell'area visibile. Beh, signorino White, che cosa ha da dire di fronte a questo? Mamma mia. Ridicolosità!
signorina White. Se fosse stato nell'hotel Gatewater, come aveva affermato, lei non avrebbe potuto vedere l'abajur cadere in quel modo. Infatti, lei non avrebbe neanche... sarebbe neanche stato in grado di vederla dopo che è caduto, inoltre. Non c'è modo che lei avrebbe potuto riconoscere l'abajur rotta da questi frammenti di vetro. Quindi, quando l'ha visto questa cacchio di lampada, signor White, deve essere stato il momento in cui è caduta. E l'unico posto in cui avrebbe poteva essere in quel momento era dentro l'ufficio legale. In altre parole, la scena del crimine quando l'omicidio ha avuto luogo. Pezzo di merda. Colpevole, gridate colpevole. 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 Signora White? Signorina White? Dai, non piangere, su via, dai, ti piacerà. All'inizio fa male, ma dopo un po' ci si abita. Lei l'ha fatto, non è vero? Signor vostro onore, io, signorina mia, sembra che stiamo per vedere avere il nostro verdetto. Obiezione! Basta così, finisura. Oh oh! Partita la canzone, pensavo fosse finita. Cosa? È stato in silenzio troppo a lungo, effettivamente. Mi sono dimenticato di lui. Signorina White, penso che il tempo sia arrivato. Non dovrebbe confessare il suo crimine adesso? Cosa? Ho detto, non dovrebbe... Vorrà... Ce l'ho già, ho già visto il suo trucchetto legale. Vorrà far girare tutta la corte dicendo che lui era lì per installare... Per installare coso? Il... Come cazzo si chiama? La riccia trasmittente, la spia, la cimice. Vorrà giocarsela così dicendo che lui fosse lì per recuperare la cimice e ha visto l'omicidio mentre se ne stava andando via. Ergo, confessi che lei... Raga, io sono Nostradamus, il re dei detective, Tenente Colombo, Orazio Kane e... Sherlock Holmes possono andarsene via di fronte a me. Io sono il dio dell'investigazione, ragazzini. No, è una buona carta, lo devo dire. Se l'è giocata bene, se l'è giocata bene, molto intelligente, molto astuto. Ma comunque, vi ripeto, far ballare a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, distrugge la sua testimonianza, il che vuol dire che, per default, mi scagiona. Se la sua testimonianza non è credibile, abbiamo scagionato mai, abbiamo scagionato me. Lui non finisce in galera, magari, ma io esco di galera. Ordine, ordine! Signorino Edgeworth, per favore mi spiego... Mi spieghi cosa intende per questo? Oh, distinti membri della corte. Signorino White è un pochino confuso. Mi permetta di permettetemi di spiegare. E inoltre se lui... Se lui ammette di aver piazzato le spie, questa è una confessione che la sua azienda si basa sul ricatto e che lui adesso sta scegliendo tra far fallire la sua azienda oppure... Coso? Finire in galera. Mettetemi di spiegare. Non mi piace dove sta andando questa cosa. Come potreste capire, il signor White e il CEO, Chief... Cosa sta CEO? Non me lo ricordo. Ho fatto economia, porca puttana. Non mi ricordo per cosa sta CEO. CFO sta per Chief Financial Officer, ma CEO sta per amministratore delegato. Porca puttana. Ecco dove cazzo sono finiti i miei 5 anni di università. Nel cesso. Non so neanche la traduzione italiana per CEO. Ma perché ormai anche in Italia utilizziamo CEO. Tutti sanno che CEO è il presidente. Amministratore delegato. Ho ordinato una sua segretaria, signorina April May, di inserire. Non riesco a capire. Ha ordinato la sua segretaria, Miss May, di inserire. Ah, perché lui è andato a ritirarle. A inserire le cimici nell'ufficio della signora May. E che cosa ha a che fare con vostro onore? La questione è: quando la cimice è stata piazzata nell'ufficio e da chi?
No, non vuoi farlo. Signorino White, in ordine per piazzare questa cimice, lei è entrata nell'ufficio di Faye. Sono corretto? Ho ragione? Ha ragione! Hai assolutamente ragione, maestro. No, dammi una pausa! Sì, in quanto ho dovuto piazzare la ricetrasmettere la cimice, sono entrato nell'ufficio di Faye. Sì, l'ufficio legale Faye. Ed è lì che ho visto quella maledetta lampada. Qui sarà difficile uscirne. No, è una bella carta, se l'è giocata bene. Però è molto moralmente dubbioso che lui abbia utilizzato questa carta per scagionare una persona così sporca, così malvagia. Miles è un pezzo di merda. Non se lo merita. Si merita solo due schiaffi, tutti e due da qua. Per rigirare la mandibola così. Pezzo di merda. Bloccarla così. Sono il signorino Miles. Salve. Ora io sono confuso. Per favore, spiegate alla corte che cosa significa questo, signor Edgeworth. Con piacere, vostro onore. E signor Finistright ha reso la sua posizione piuttosto chiara. Ha determinato che il signor White sapeva che... E se il vetro non appartenesse veramente alla Bajur? No, ha mostrato che lì c'era solo un tempo in cui il signor White poteva vedere questa cavolo di abajur. Quel momento è forse nel momento dell'omicidio. Quindi Wright vorrebbe farci credere che White sia l'assassino. Capisco. Tuttavia, c'è un fatto che Mr. White... Il fatto che Mr. White sia stato in quell'ufficio prima che l'omicidio abbia avuto luogo, quando è andato al posto per piazzare la cimice. Avrebbe potuto vedere come cavolo si chiama? La cavolo di abajur lì già allora. Ergo, signor Wright, la teoria di signor Wright si è rivelata una stupida congettura senza base. Io fossi nella giuria direi comunque colpevole a sto punto, ormai dai, è chiaro che è stato White. No, direi innocente, aspetta un attimo, se dicono colpevole vado in galera. No, innocente! Signorino White, vi immaginate veramente, uno finisce in galera perché per sbaglio la giuria capisce, vuol far finire in galera quello che sta lì a testimoniare, dice no, è colpevole, far finire in galera quello innocente. Testimonierà riguardo a questo, vabbè. Brillante, lascia a me. Sento svenire. Mi sento io svenire, maledizione, sono 3 ore che mi sto grattando le corde vocali, non ce la faccio neanche più a parlare. Era l'inizio di settembre, questa settimana prima dell'omicidio. Sono entrato nell'ufficio Lavanco, nell'ufficio legale Faye & Company. Ovviamente l'ho fatto per piazzare la cavolo di cimice, ed è allora che ho visto quella abajur. Quindi ho visto la abajur prima, la notte prima dell'incidente, e questo è stato l'unico modo in cui lei è stato in grado di identificare l'oggetto dal suono? Magnificamente corretto, questo è corretto. Capisco, molto bene. Signor Wright, può iniziare il suo controinterrogatorio? Non lo so neanch'io, onestamente. Buona fortuna, Phoenix. Grazie. Ma evoca lo spirito di tua sorella e falle dire no, è stato lui, brutto bastardo. Vediamo. Ora la musica si fa sempre più intensa. Credo che tra poco lo facciamo crollare. Era inizio prima, la settimana prima dell'omicidio. Questo non credo sia interessante. Sono entrato nel Fenco. Vediamo. Sei stato veramente tu ad essere andato in quell'ufficio? O è stata la signorina May? Obiezione! Tracce inidentificate... Non ho letto, ho premuto invio per sbaglio. Identificate... Quelle... Sono state trovate delle tracce non identificate sulla scena del crimine. Ed erano le tracce della signorina White. Dai, sei un coglione, Miles. Sei un coglione, sei... Fatelo dire, amico mio. Veramente, ti infilo un pugno su per la gola, ti faccio un solletico allo stomaco, poi te lo tolgo, madonna mia. Avevo un coglione, sei.
Se io sapessi che Edgeworld, lui ha già fatto un controllo su quelle impronte digitali. Oh, mi piacciono i cetrioli. Ora, signorino White, mi dica perché è andato nell'ufficio di Ufei. Ovviamente ero andato lì per piazzare la cimice. No, aspetta, la cimice, che cosa mi dice la cimice? Forse con la cimice mi posso salvare qui. Quando è che ha messo la cimice sul telefono di Mia? Obiezione! Non ha nulla a che fare con questo caso, vostro onore. Blue Corp è un'agenzia di investigazione. So con ogni che utilizzerebbe ogni mezzo. Abbiamo una responsabilità per difendere la confidenzialità del nostro cliente. Ok. Quando ho visto questa cazzo di abajur. Perché hai notato qualcosa così innocuo come una cavolo di abajur? L'abajur era fatta interamente di vetro. Era piuttosto stiloso. Quindi immagino che ha avuto un'impressione piuttosto permanente su di me. Una cosa così bella ti merita attenzione, non credete? Tutto qua. Maledizione, c'è niente che posso fare per premerlo. Forse ha parlato abbastanza che posso bleffarlo per fare qualcosa fuori da lui. Dimmi solo questo, non credo serva a niente. Hai le prove? È vero, hai le prove? Miss April sapeva i dettagli della signorina Faye, della conversazione della signorina Faye. Questa prova che la cimice è stata piazzata prima dell'omicidio. Sono entrato una Faye un po'. Non so come scavarmela. Non so proprio come scavarmela. Credo di dover... No, aspetta. No, è vetro, come dice lui. È vetro, come dice lui, quindi non lo so. Perché, se ci ragioniamo, lui mi ha detto di bleffare. Quindi se mi dici di bleffare, l'unica cosa che mi viene in mente è di dirgli, di presentargli i vetri e dirgli, ma non è vetro questo, è porcellana, che cazzo ne so. Perché mostrargli, potrebbe avere un senso mostrargli la cacchio di cimice, come si chiama, non lo so ragazzi. Provo a mostrargli i vetri alla fine, nell'ultima dichiarazione. Ho finito le munizioni. No, ho finito le munizioni. Oh mio Dio. No, cosa? Non lo posso interrogare più? No, dimmi che faceva parte della storia. No, ho paura che tu abbia raggiunto il capolinea, signor Wright. E allora è arrivata per ammettere la tua sconfitta. Hai combattuto onorevolmente. Oh, mi piace. Mi piacciono le zucchine. Basta, non ce la posso più fare. Signorina Wright, vuole mollare? Cosa? Phoenix! Phoenix, qui! Chi è che mi sta chiamando? Conosco quella voce. Mia? No, vuoi dirmi che... No, è un'allucinazione. Sono svenuto. Non credo che l'abbia... Non credo che segua il lato paranormale. Che abbia evocato coso, lo spirito Maya. Non mollare mai, Phoenix! Mia? Ma la vedo solo io? Sono svenuto, cazzo. Spero di non svegliarmi in una cella 2x2. Dove sono? Ah, ok. Stiamo ripartendo. La waiting lobby? Cos'è successo? Oh, vero. Oh, ho perso il processo. Stavo avendo delle allucinazioni. Che? Oh, sei finalmente sveglio. Oh! Cosa? Ah, pensavo mi si fosse spento il computer. Ehi, Phoenix! Gak? Questo non è un modo per salutare un vecchio amico. Una vecchia amica. Phoenix, voglio che tu mi guardi.
Hai tutti i miei occhi, teso. No. Tu sei Maya? Non sapevi che le donne della famiglia Fey avevano una forte potenza psichica? No, è carino. No, non è malmesso, eh. Potrebbe sembrare. Ma non è malmesso. Potrebbe sembrare stupido, ma non è malmesso. Ci sta. Solo che. La prima cosa che ho notato. Ragazzi, sono giovane. I miei ormoni ballano. Posso dire. Quando hai accettato la tua sconfitta in corte, sembrava uno shock abbastanza forte per svegliare i poteri veri di Maya. Quindi Maya ti sta, diciamo, incanalando, Mia? Esattamente, io sono Maya, ma sono anche Mia. Ora, vuole che tu mi ascolti, Phoenix. Maya non ha mai mollato e non puoi mollare neanche tu. Ha fatto un cazzo, Maya, se posso dire la mia. No, va bene. È per questo che sei arrivato qui. È per questo che sono arrivata qui, per dirtelo. Ma non abbiamo molto tempo, Phoenix, ora ascolta. Hai già vinto. Cosa? Hai quella ricevuta? No! No! Se su quella ricevuta c'è scritto che ha comprato la Bajur quel giorno! Ragazzi, qui c'è proprio da esplodere. Sulla ricevuta sono pronto a scommetterci il telefono che c'è scritto che ha comprato la Bajur quel giorno. Quello su cui hai scritto Maya, Phoenix. Why t'ha scritto quello, non io. Quindi che cosa facciamo? Giralo, cazzo, giralo! Il fronte è un scontrino normale. Sembra che sia da un famoso negozio di come cavolo si chiama? Di arredamento per ufficio. $1,000? Wow, che spendacciona. Oggetto. Non ci sarei mai arrivato se non fosse stato per questo. Ma veramente, per tutta l'avventura non abbiamo girato quel cazzo di scontrino. Io non ci credo. Settembre 4. Mica, ora devi entrare come un garzone in quella cazzo in quel cazzo di corte e dire ce l'ho. Ho portato ho comprato quella cavolo di abajur il giorno prima di essere stata uccisa. Wow. Beh, ora quello che ha fatto Mr. White dice nella tua testimonianza. Ma poi lì non abbiamo. Potrebbe aver piazzato. Ah, aspetta, lo hai detto all'inizio di settembre. Esatto, perché io stavo per dire potrebbe averlo piazzato quella mattina. Ok, fregato. Beh, mi ha dato la soluzione praticamente. Ho chiamato l'aiuto dall'oltremondo. L'aiuto da casa. Ma spiritico. Mi ha detto di aver visto quella Bajur una settimana prima dell'omicidio. Ecco. Credo che la corte stia per ricomporsi. Vai e fallo, Phoenix. Amore mio, guarda, sei proprio splendida. Non sai cosa si è perso il mondo. Tu non puoi capire cosa si è perso il mondo con te, amore mio. Ok, ricevuta aggiornata. No, io ero lì per presentare, no, i pezzi di vetro, non sapevo su cosa arrampicarmi. Si vede che il gioco ti percula così, no? Ci sta, veramente un'esperienza strapiacevole. La corte ora si ricompone per il processo del signorino Phoenix Wright. L'accusato, sta bene, signorino Wright? Sì, mi dispiace, vostro onore. Sto bene adesso. Va bene, allora iniziamo dove ci siamo lasciati. Vostro onore. Non c'è niente da tornare, per cui tornare indietro. Questo controinterrogatorio del signore No White è finito. E tutto ciò di cui hai bisogno ora è che passi il giudizio verso l'accusato Phoenix Wright. Vostro onore, per favore mi dia un'ultima possibilità. Le prometto che questa è l'ultima volta che glielo chiedo. Ma, come Mr. Edgeworth ha notato, il processo è più che altro quasi finito. Signor Edgeworth, ha un'opinione riguardo a questa materia? Mi piacciono le cornamuse.
Dico... dico, per favore, diamo alla signorina Wright la sua ultima possibilità. Bene, bene. Può iniziare il suo controinterrogatorio. Va bene, amico mio, credo che sia più che ovvio. Guarda qua. Guarda qua. Ho premuto il tasto sbagliato. Obiezione! Cazzo! Guarda attentamente questo pezzo di merda. Figlio di troia. Vedi che quello scontrino su... Ma poi per tutti gli scontrini che poteva scegliere, tutti i fogli di carta, ha scelto quello. Lo scontrino della Bajur. Sei tutto mio, troione. Vede la parola con scritto Maya in sangue? Boh, tu stai perdendo. Vabbè, Grasping, non sai su cosa arrampicarti, insomma. Porca puttana, non credo proprio. Guarda l'altra parte della ricevuta. L'altra parte? C'è un'altra parte per le ricevute? Oddio, adesso me l'ho perso all'Accademia di Danza. Vostro onore, vorrei vedere la corda che cosa c'è scritto dall'altra parte di questa cazzo di ricevuta. Beh, una bajur. Oh, il giorno dell'acquisto. Oh, questo è il giorno prima dell'omicidio. No. Vede? Signorina White, quando lei è entrato nella Fae & Co. per piazzare la cimice, quella bajur non poteva essere lì. Godo, spaccati la testa. Ti conviene morire qua, fidati di me. Beh, signorina White, non può neanche uscire fuori da questo, eh? No, è impossibile, raggiungibile. Oh, sta per dare di matto. Beh, vostro onore, capisco che qui c'è un pochino di pressione su di lei. Ma credo che lei sarà d'accordo con me nel che non può giudicarmi colpevole sotto queste circostanze. Oh! Molto bene. Allora, questo è tutto per... No! Ecco, bravo, fai un'obiezione. No, dobbiamo far finire in galera l'altro. Aspetta un attimo. Non così in fretta, finish right. Ehi, ripartono le danze? Si ritorna a ballare, cazzo! Cosa? Non c'è modo che questo verme può uscire da... No, non c'è modo che possa strisciare via da questo. Oh, aspetta, me ne sono dimenticato, Edgeworth. Mi piacciono le mozze da golf. C'è una certa... Come cavolo si chiama? C'è una certa logica nell'accusa... Nella difesa, nell'accusa dell'accusato. Tuttavia, non c'è una concreta prova che Finis Wright sia innocente. Di che cazzo stai parlando? Ergo, vorrei richiedere un altro giorno... Ancora! Un altro giorno prima che a Phoenix Wright sia garantita la libertà. Ho bisogno di tempo per fare un'altra inchiesta riguardo a questa materia. Oh! Un'altra inchiesta? Non sta per fare un altro di quelle autopsie, diciamo, aggiornate? Questo tizio si inventa le prove così come preferisce. Questo potrebbe andare male. Obiezione. Obiezione, cazzo! Mr. Wright, la colpa del signor White è ovvia. Non c'è modo di prolungare questo cavolo di processo. Beh, signor Edgeworth. Se qualcuno vorrà chiamare White al processo, sarò io la procura. Ho bisogno di un giorno per accertarmi che queste nuove accuse abbiano una base concreta. Capisco. Obiezione negata. Cosa? Brutto stronzo! Ma sei figlio di troia? Cosa? Cosa? Ma sei figlio di troia? Non c'è modo di dire che cosa succederà se finiremo domani. Edgeworth sicuramente troverà un modo per inventarsi qualcosa per far finire dentro. E dopo che Mia si è fatta vedere per aiutarmi a tutto? Vostro onore, posso andare a casa? Sì, nella tua nuova residenza, la galera. Però aspetta, se qualcosa deve succedere, raga.
Certo, grazie per il suo tempo. Oh mio Dio, davvero? Il testimone... Il testimone rimarrà! Mia? Phoenix, leggi questa nota in maniera alta. Mia, cos'è questo? Memory saved. Una lista di nomi con la calligrafia di Mia. Vostro onore, se posso... Sei piuttosto persistente oggi, signor Wright. Certo che lo sono, sto per finire in galera. Che coglione. Ho qualcosa che vorrei leggere alla corte. Ok, presentiamo. È la lista di tutte le persone ricattate. La memo che Mia mi ha dato era una lista di nomi. Molti di questi sembravano piuttosto familiari. Persone della finanza, famose celebrità. Ed è lì che è capitato. Fermo! No! Fermo! Per favore, fermo! Per favore, fermatelo! Come puoi avere quella lista? Signorina White, ammetta la sua colpa, adesso, proprio adesso. Altrimenti questa lista verrà rilasciata alla stampa. Non puoi fare un ricatto. Tesoro mio, non puoi ricattare qualcuno in tribunale di fronte al giudice. Amore mio, voglio dire, ci credo che t'hanno ammazzata. Sei un coglione. Oh Cristo santo, è questo. E nessuno ti... Confessa! Oddio! L'ho uccisa, l'ho colpita. L'ho colpita Mia con... Non pensavo l'avrebbe ammesso, non ci credo. Caso chiuso, vostro no. L'ha ammesso! Non ci guarda lui. Brutto coglione. Così proprio. Che goduria, che goduria. Mangia pannocchie che non sei altro. Non vedo motivo per continuare questo processo. Signorina Wright, sì, vostro onore. Lei ce l'ha fatta di nuovo. È stata veramente una difesa ardita. Beh, vostro onore. Potrebbe dirlo così. Se solo sapesse quanto ero svanito. Oh, bene. Questa corte trova la difesa? L'accusato, signorino Phoenix Wright, non colpevole. Mamma mia. Portaretti, sì, cazzo. Cristo santo, che capitolo. Capitolo con la C maiuscola, raga. Capitolo con la C maiuscola. E questo è tutto. Porca troia. Che goduria. Non pensavo che l'avrebbe ammesso, sono serio. Pensavo che avremmo dovuto fare un altro controinterrogatorio, un'altra cagata del genere. Invece ci sta. Piena di colpi di scena, piena di colpi di scena. Poi dove lo stronzo... Oh, mamma mia, allora rivedere. Dove lo stronzo ha giocato la carta della piazzare la cimice era altamente immorale, ma... Un tocco di classe, lo devo dire. Beh, non pensavo che te l'avrei mai detto di nuovo, ma... Congratulazioni! Sei fortunato che io sia nata come una fei. Sono fortunato ad aver avuto te e Maya dalla mia parte. Sono contento che tu ce l'abbia fatta. Grazie, Phoenix. Hai rischiato molto per aiutarmi, me e Maya. Non me lo dimenticherò mai. Non me lo dimenticherò mai per tutta la mia vita. Se vogliamo dirla così... Anzio, io l'adoro Phoenix. Pensa a quello che cazzo penso io. Il mio tempo qui sta per finire. Come? Però vedo che quando sei posseduta ti sono anche gonfiati gli airbag, se posso dire così. I poteri di Maya sono ancora deboli. Non posso stare qui troppo a lungo. Come? No! C'è ancora così tanto da dire. Non ti preoccupare. Sono sicuro che ci incontreremo di nuovo. Capo! Capo! Non sono più il tuo capo. Phoenix? Puoi venire all'ufficio questa notte? Dimmi per le 9. L'ufficio? Ci vediamo più tardi. Aspetta. Dite che in tribunale regge era posseduta da una donna che aveva 27 anni? Non credo che regga.
Vostro onore, quella sera la ragazza aveva 27 anni. Credo che sarà che mi lascia l'ufficio legale. Se ha fatto, se ha detto questa cosa dopo che io l'ho chiamata a capo, è perché vuole darmi l'ufficio legale. Avrà scritto un testamento o qualcosa che dirà che è stato scritto prima. Essere qui è difficile non pensare a quella notte, se sento qui. Sei venuto? È Maya o è Mia? Mia? Ero un pochino preoccupata che non saresti arrivato. Perché? No, certo che sono arrivato. Beh, allora... sono piuttosto affamata. Perché non ci facciamo un hamburger? Allora, per forza Maya. No, è Maya. Mia? No, è Maya. Ma dovresti vedere la tua faccia. Mia! No, è Maya. Di che stai parlando? Sono io, Maya. Maya? Beh, perché? Sembrava mia sorella? Sembravi? Eri! È lei. Però la prima cosa che ha fatto Maya, Mia, quando l'ha posseduto, ha preso... Potrei usare questo. Il vostro onore, giuro che avevo 27 anni quella sera. Non so perché mi fa ridere. Non lo so, non me lo chiedete. Finirò in galera, lo so. Oh, Phoenix, vai a quel negozio e comprami il pranzo. Che ne dici? Maya, perché sei ancora qui? Perché? Per questo. Vedi? Mia ha scritto una lettera. Prenditi cura di Phoenix per me. Prenditi cura? Eh? Lei intende dell'ufficio. L'ufficio, questo ufficio. Qualcuno deve aiutare il nuovo Wright... Ve l'ho detto che ci avrebbe dato lo studio legale. Wright and Company, uffici legali, vero? E chi altro se non me? Maya Fey. Qui al rapporto. Aspetta, no. Pensandoci meglio. Rendiamo questa cosa casuale. Yo, Nick, qui è Maya. Sei pronto ad andare in affari? Tu, non ti dispiace se ti chiamo Nick? Nix? Perché mi chiamo Fi? Nix? Quindi mi chiami Nick perché sono Nix? Devi chiamarmi Fi. Dovevi chiamarmi Rai. Uri. Ait. Nick. Ah, non ho nulla contro Nicola. Un nome carino, ma... Bob suona meglio a momenti di Nick. Sono quei nomi che proprio... Non so, quando non ti viene un nome da dare a tuo figlio, dici... Ah sì, chiamiamolo Nick. Non è come John, non è come Jack. Capisci? Nobile, Nick. Nick. Scusami, se c'è un Nicola che mi guarda da casa... Pace, amore. È un grande nome. È un grande nome. Mia ha detto che... Che cosa, come, che così ti chiama il tuo amico Larry? Nick? Lo sai che cosa questo significa? Che siamo partner! Vabbè. Oppure una segretaria. Quel giorno persi un capo e guadagnai uno studio legale e una segretaria. È colpa di Maya se ora sono qui. Ma se non fosse stato per lei probabilmente sarei in galera. Wright & Co. No, probabilmente lei sarebbe in galera. È colpa mia se mi sono infilato in questo casino. Wright & Company ha un buon suono. Mi piace come suona. Già. Grazie, Maya. Che bello. Che bello. Buona fortuna, Phoenix. Sarò sempre qui a guardare. Dite che nascerà qualcosa tra Phoenix e Maya? Non lo so, non so quanti anni abbia. Ci starebbe come coppia, per carità. Pensavo di più tra... Onestamente, quando è iniziato il gioco, pensavo di più tra... Maya, come si chiama? Bisogna riposare. È Wright. Pensavo che sarebbe nato tra di loro. Ma non lo sapevo, non me l'aspettavo. Ah? Fare cosa? Hamburger, idiota, hamburger! C'è una grande burgeria qua, giù in fondo alla strada. Andiamoci, il tempo sta passando. Ok. Wow, la fine, wow. Agoniata, non so se esista come parola, ma sudata, diciamo più semplice. Bello, bello. Oh, buon Dio, questo sembra molto più emozionante.
Completa il capitolo 2, l'episodio 2 di Phoenix Wright e si attorni. Un bel episodio, un nuovo episodio è stato aggiunto. Ai, ragazzi, sono molto stanco. Continuerei a giocare, ma sono qui letteralmente da 4 ore e mezza a girare 4 puntate che pubblicherò ovviamente separate. Non posso fare un video di 4 ore. Sfortunatamente no, cercherò di farle da un'ora a uno magari. Guardabili, no? Comunque delle pillole per la sera, delle pillole molto lunghe e difficili da mandare. Non sono difficili, pillole da mandare giù, su, via, se un mio video si guarda così. Quando guidi in macchina, quando vai al lavoro, io sono di compagnia, vero? Vero? Lasciami un pollice in su, ti prego, iscriviti. Non mi vedrete mai elemosinare il like e ti prego iscriviti, mai e poi mai. Quello che faccio lo faccio con passione, se mi vuoi guardare lo apprezzo, se non mi vuoi guardare, ragazzo o ragazza, siete liberissimi. Di YouTube è pieno di YouTubers, se non vi piaccio, non può, come dire... C'è proprio il detto, le pesche sono, cioè potresti essere la pesca più dolce del mondo, ma ci sono delle persone a cui non piacciono le pesche. Io sono una pesca, credo, no, io sono un cocomero, un cocco peloso, sì, sono più un cocco io. Idiota come sono. Comunque ti ringrazio per aver guardato fin qui, mi auguro di vederti nella prossima puntata. Non dimenticare che siete, che sei il migliore, lo faccio sempre al plurale ma oggi parlo al singolare, che sei il migliore e bella bella.